Bentrovati, come potete ben vedere siamo all'interno dello stadio Bentegodi, alle mie spalle c'è una porta molto importante che ha visto il Verona protagonista nel weekend appena concluso. In questa puntata di A Tu per Tu andiamo a conoscere uno dei due marcatori. Matteo, alle tue spalle una porta molto particolare, qualche giorno fa hai risolto una partita molto importante. Sì, sì, è vero, ho fatto gol in questa porta lo scorso weekend contro il Brescia. È riuscito a portare i tre punti a casa in una partita importantissima per noi e di questo sono molto felice. Te lo ricordi, visto che siamo proprio nel punto quasi esatto dove hai colpito una palla che è passata, sembrava in mezzo a mille gambe, insomma, sembrava non entrare, ma alla fine hai regalato una gioia incredibile a tutti. Cosa ti ricordi quei momenti? Beh, mi ricordo che abbiamo recuperato qua una palla io e Zach. E lui è andato sul fondo, è stato bravissimo a mettermela dietro, mi sono trovato lì in quel momento, me la sono portata sul sinistro, ho cercato l'angolino più lontano sperando che il portiere non ci arrivasse, così è stato. Ti stai abituando un po' alle reti decisive, eh? Dopo Lecce altri tre punti. Sì, speriamo di farne ancora, ecco, questo è il mio augurio. Tuo però è oggi sei arrivato, insomma, a fare un gol importantissimo per il Verona in Serie A, però la tua è una gavetta che parte da lontano, insomma, mi racconti un po' i tuoi inizi? Ma guarda, io parto nel Monza, nelle giovanili del Monza, ho fatto 10 anni là e successivamente mi hanno portato in prima squadra per fare un po' di esperienza quando avevo 15-16 anni e lì è lì che ho esordito con quei più grandi, tra i professionisti, prima con Asta, poi con Mister Pea, insomma mi hanno fatto crescere là. Ed è proprio lì che ho avuto la mia prima esperienza grossa tra i professionisti in Serie C col Monza, dove ho iniziato a giocare quando avevo 17 anni, ho fatto 6 gol in una ventina di presenze, siamo riusciti a salvare quel Monza che stava andando stava a livello societario non benissimo, siamo riusciti a salvarlo, a salvare la categoria, diciamo. Poi successivamente mi ha acquistato il Milan a fine anno. Ho fatto il ritiro con dei grandi giocatori, un grande mister come Mihajlovic e sono andato in prestito, ho girato un po' di squadre, ho fatto Lecce, Catania, successivamente Como. Como ho fatto bene in Serie C e quell'estate lì, dopo il Mondiale Under 20 in Corea, mi ha acquistato l'Atalanta e appunto ho fatto il primo ritiro con mister Gasperini. Però sono andato sempre in prestito quell'anno lì in Serie B alla Spezia. È stato anche quello un bellissimo anno per me, ho dei ricordi bellissimi di quella città, di quella società. E successivamente l'anno a Bergamo, dai, è il primo anno in Serie A che è stato bellissimo anche quello, sia per quello che abbiamo raggiunto a livello di squadra, siamo arrivati terzi, un terzo posto, abbiamo conquistato la Champions e anche a livello personale, perché come primo anno in A posso essere pienamente soddisfatto. E poi sono arrivato qua e mi sto trovando benissimo. Proprio lì volevo arrivare. E poi Verona che insomma, soprattutto dal punto di vista sportivo, che effetto ti ha fatto l'impatto con mister Juric e soprattutto vi aspettavate insomma, di avere un inizio così buono? Ma allora, l'impatto è stato dei migliori, perché il mister, come state vedendo, sa quello che fa, ci ha preparato benissimo e di questo sono contentissimo, appunto. Forse nessuno si aspettava a questo punto del campionato questo rendimento, diciamo, però ci siamo preparati per questo e adesso la scalata è ancora lunga, però sono felice che siamo già a buon punto, dobbiamo continuare su questa strada, ecco. Poi La città vive di calcio, si sente un attaccamento molto speciale da parte dei tifosi, la squadra è seguitissima e questo fa molto piacere a tutti noi giocatori, che sentiamo il supporto anche nelle partite che non si è riusciti a vincere. E comunque sono contento che sia visto da parte del pubblico, da parte di tutti i tifosi, la nostra voglia di giocare, di fare bene, di metterci il massimo e di tutto l'impegno, e questa è un'altra bella cosa, perché vuol dire che non si limitano a guardare solo i risultati. Abbiamo parlato dell'impatto sportivo di Pessina al Verona, invece l'impatto quello più emotivo, insomma, quello personale con la città di Verona, insomma, come l'hai trovato, dove vivi?
Guarda, io ho preso casa in corso a Cavour, quindi proprio in centro, e dai, non ha bisogno di molte spiegazioni. La città di Verona è bellissima, la conoscevo già, e viverla è ancora più bello, perché ti permette di vedere non magari le cose più famose, ma viverla tutti i giorni nella sua bellezza è qualcosa di straordinario. Però torniamo subito al campo, perché arriva una sfida sabato, insomma non proprio una sfida qualsiasi, non proprio uno stadio qualsiasi. Che partita ci aspetta contro l'Inter, Matteo? No, queste sono forse le partite più belle, perché vai a giocartela contro una grande squadra. Stanno dimostrando di essere una grande squadra. Il mister è molto forte e sta dimostrando di esserlo. E noi ce la giocheremo con tranquillità, come abbiamo fatto contro tutti, come abbiamo fatto contro la Juventus, contro il Milan, come abbiamo fatto col Brescia. Tutte alla pari le guardiamo, perché sappiamo che possiamo far bene, ed è questo il modo in cui lo affronteremo. Tra l'altro, insomma, tu ritrovi qualche ex compagno, qualche amico, insomma, Barella, Vessino, Gagliardini, insomma Sensi e tanti altri nomi, per una squadra davvero molto forte. Sì, è vero, ho avuto la fortuna di giocare con Barella in nazionale più volte. Conosco Stefano Sensi molto bene, anche Gagliardini, studiamo all'università insieme, e sono contento prima di tutto che tanti italiani stiano trovando spazio, soprattutto giovani, perché questo vuol dire che dai, ci stanno mettendo impegno e questo viene riconosciuto, cosa che negli ultimi anni magari si era un po' persa. E poi sì, sarà sicuramente bello poter giocare una partita contro degli amici, però in un teatro, dai, davanti a così tanti spettatori, alla Scala del Calcio. Sarà un'emozione incredibile per tutti, per noi, per i tifosi, per tutti quanti. Pessina dall'inizio, Pessina dalla panchina, insomma il risultato non cambia molto, anche se da subentrata hai fatto due gol, insomma, cosa ti aspetti stavolta? No, è vero, forse mi conviene partire dalla panchina. Guarda, non lo so, perché ieri abbiamo fatto un allenamento di ripresa, da oggi cominceremo a fare un po' di tattica, a preparare un po' la partita. Conta poco, avete visto che chi gioca ci mette sempre il massimo per riuscire a portare a casa più punti possibile, quindi se potrò dare il mio contributo sarò solo felice. Proprio qui volevo centrare l'obiettivo, mi collego per esempio ad Alan Emperor, che domenica, insomma, ha giocato la sua prima partita, l'ha fatto alla grande, è la testimonianza di un gruppo che punta dritto a un obiettivo. Sì, avete visto con che spirito è entrato, anche se non era mai stato utilizzato finora, ha giocato come se le avesse giocate tutte da titolare. Questa è la cosa forse più bella che si sta vedendo in questo Verona, che tutti ci sentiamo importanti. Per questa squadra tutti diamo il massimo, e questa è forse la cosa più bella che si può vedere in una squadra, perché l'etimologia stessa della parola lo dice, squadra, e questa è la cosa più importante. Grazie Matteo, e noi speriamo di vederti presto, risultare ancora davanti a questa porta. Grazie a voi davvero, a presto.